Ok, bella raga, sempre Video Games Show, questa volta con un altro straordinario ospite di questo evento. Siamo qua con Ciccio Gamer 89. Buongiorno, buongiorno. Allora, innanzitutto, ti sta piacendo questo evento? Sì, assolutamente sì, abbiamo appena iniziato, ma vabbè, Milano ovviamente come tutte le altre città è molto molto accogliente, davvero davvero tanto, e si prospetta una bellissima giornata, almeno speriamo. Perfetto, infatti siete arrivati e avete portato il sole, diciamo. Ma sembrerebbe. Si spera. Sembrerebbe. E niente, Ciccio, quali sono i tuoi progetti nell'immediato futuro? Oddio. Cosa ci dobbiamo aspettare? Vabbè, sul canale tante belle serie, almeno per quanto riguarda che dico io che sono belle, poi magari non è vero. L'immediato futuro non sono uno che progetta tanto, cioè vado giorno per giorno, quello che viene viene. Chi incontri, esatto, si così fa. Esatto. E questo è il bello. Niente, quindi magari qualche prossimo evento al quale ti potranno incontrare i tuoi fan? Probabilmente farò un raduno, il famoso Male, che è un evento mio, dove praticamente vengono, ne so, 250 persone massimo. Dici niente comunque. E mangiamo tutti insieme. Vengo anch'io allora. Siete tutti invitati. E quindi quello dovrebbe essere nell'immediato futuro. Perfetto, dove sarà questo evento? È sempre a Roma. Ah, a Roma, a Roma, okay. Sì, sì. Perfetto, va bene, allora ringraziamo Ciccio Gamer della disponibilità. Un saluto, Video Game Show, Kingdom Game. Bella raga. Bella raga, sempre Video Game Show Milano Forum a Sago. Siamo questa volta con due ospiti specialissimi del calibro del nostro carissimo Dexter. Salve a tutti, posso salutare? Saluta, saluta. Okay. Salve a tutti ragazzi, ciao, è un piacere stare qua. Buonasera. Un altro super ospite importante del Team Speak che vi dicevamo prima, nostro mitico Stormy. Piacere ragazzi, veramente un piacere stare qui, grazie. Com'è? Sempre così. Molto bene ragazzi. Allora, vi sta piacendo questo evento? Vi siete divertiti? Per te ho visto che c'è stato già un casino allucinante. Sì, è molto importante anche entrare nella scuderia di Stormy, perché grazie a lui che ti organizza tutti questi eventi, queste cose qua, tutte fatte bene, con il cuore, con i kebab. Quindi mi raccomando ragazzi, Stormy e Salmar. Un saluto a Salmar. Mi raccomando ragazzi, è stato un piacere veramente organizzare questa fiera. Ci sono stati anche dei problemi di organizzazione, però alla fine ce l'abbiamo fatta. I big money sono arrivati comunque. I big money, siamo ancora in passivo, però credo che nei prossimi giorni riusciremo a... Ho sentito che c'erano degli youtuber che non potevano entrare con braccialetti, cosa è successo? Allora, è successo effettivamente... Tutto loro raga, è bellissimo. Sono stati effettivamente dei problemi ai cancelli, sono state persone che si pensava fossero di organizzazioni segrete provenienti da altri paesi del mondo, però alla fine attraverso i vari... Il sistema braccialetti. Siamo riusciti ad ovviare il problema, perciò tutto a posto. Sento puzza di Isis. Secondo me è Salmar e Isis. No, io penso che tramite il sistema braccialetti abbiamo sconfitto la fame nel mondo. Esatto ragazzi, confermo quello che ha detto Dexter, sì. Quindi è stato un avvenimento in realtà importantissimo. Un saluto a tutti quanti ragazzi, mi stavo uccidendo violentissimamente. Bella Dexter, bella Stormy. Illuminati confirm. Yeah.